Buongiorno a tutti, siamo in collegamento con l'avvocato Guido Martinelli, che è uno dei nostri riferimenti principali, ormai storici, riguardo la consulenza giuridico-fiscale. E direi che mai come in questo momento è preziosa perché le cose stanno procedendo a ritmo vertiginoso e credo che anche un professionista come lui abbia qualche problema a rimanere aggiornato, ma so che ha delle peculiarità uniche. Guido, buongiorno. Ti abbiamo chiesto questo collegamento perché l'altro giorno c'è stato il Consiglio dei Ministri, ma prima di parlarci di questa cosa, so che forse ci sono delle novità riguardo la finanziaria, la legge 108, se magari ci dai qualche news che magari Sì, svilupperemo di più in un altro momento. in effetti devo dire che al di là della riforma dello sport, intanto buongiorno a tutti, al di là della riforma dello sport, la cosa che stava più preoccupando, non fosse altro per la tempistica, perché sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 gennaio del 2021, quindi praticamente domani, era una norma inserita nella bozza di legge di bilancio 2021, l'articolo 108, che avrebbe completamente rivoluzionato la modalità, diciamo, di registrazione, di imputazione nei nostri bilanci dei corrispettivi degli accessi, degli abbonamenti, degli ingressi negli impianti. In quanto questa norma, recependo una procedura di infrazione che l'Unione Europea ci aveva comminato, trasferiva tutta l'area dei proventi che noi fino adesso abbiamo considerato istituzionali, quindi i corrispettivi dei soci o dei tesserati, dalle operazioni poste fuori campo IVA alle operazioni esenti da IVA. Detta così, poteva significare nulla, nel senso che in termini di IVA si rimane sempre a zero, però è completamente rivoluzionata, sarebbe stata completamente rivoluzionata la nostra gestione perché passavano questi proventi, sia pure con IVA zero, dall'area istituzionale all'area commerciale e quindi veniva introdotto l'obbligo di contabilizzazione di questi proventi, quindi con ulteriori aggravi organizzativi di non poco rilievo. E notizia di ieri che il Partito Democratico, come partito diciamo di maggioranza, ha deciso di votare un emendamento che sopprima questa norma nella bozza di finanziaria, quindi sotto un certo profilo bene, nel senso che almeno non abbiamo questa angoscia che dal momento in cui ci consentiranno finalmente di riaprire, non dovremo rivoluzionare tutte le modalità di gestione che abbiamo avuto fino ad oggi. Va detto però che la procedura di infrazione comunque pende, quindi il problema è disinnescato su questo momento storico che sarebbe stato completamente deleterio dopo la pandemia dover rivoluzionare tutta la gestione delle nostre amministrazioni. Va detto però, non illudiamoci, perché comunque il problema sul tappeto resta e quindi il problema dell'inquadramento e fine IVA dei corrispettivi che andiamo a incassare da soci e tesserati resta comunque un problema aperto, diciamo non così imminente come il 1 gennaio, sicuramente da gennaio potremo continuare, sempre che questo emendamento sia approvato e quindi sia soppressa questa norma, ma il problema resta. Al momento, diciamo, tranquillizziamoci che tutte quelle paure che io stesso avevo fatto indurre, nel senso avevo comunicato questo rischio, sembra che questo rischio, capito, sia stato al momento risolto, sia stato al momento evitato. Molto bene, questa è importante perché direi che in questo momento creare ulteriori complicazioni sicuramente non avrebbe aiutato nessuno. Veniamo invece all'argomento per cui ti abbiamo contattato, vale a dire che il Consiglio dei Ministri ha approvato la famosa riforma dello sport che era stata spacchettata in sei blocchi e mi sembra che cinque siano stati siano passati. Ce ne sono alcuni che magari non riguardano direttamente il mondo del fitness, ma invece ce ne sono altri che riguardano pienamente il mondo del fitness. Quindi la mia prima domanda è che cosa cambia per le società sportive ASD, SSD? Allora, intanto chiariamo perché credo che su questa cosa stiano venendo fuori delle comunicazioni
e delle indicazioni veramente da capriccianti, cioè nel senso che c'è una cattiva informazione sotto questo profilo, capito, molto grossa. Partiamo da un presupposto. Al momento non è stato provato ancora nulla, cioè cosa voglio venire a dire? È stato fatto partire un procedimento di approvazione, ma i testi, i cinque testi che sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri, non è detto che siano quelli che andranno in Gazzetta Ufficiale, nel senso che questo percorso dovrà vedere le commissioni parlamentari che dovranno dare un loro parere, la conferenza Stato-Regione che dovrà dare un suo parere e dovranno comunque tornare in Consiglio dei Ministri per un'ulteriore approvazione. E a quel punto andranno in Gazzetta Ufficiale. Quindi stiamo anticipando giudizi su norme che non sono entrate in vigore. Ecco, questo vorrei sottolineare, che al momento non sono entrate in vigore, che potrà essere probabile che lo saranno, non è detto che lo siano con i testi che abbiamo adesso. Ecco, Ok, questo sì, ma molto, molto chiaro, giusto. è necessario capito che la gente ne abbia la consapevolezza. Detto questo, devo dire che ci dobbiamo concentrare su quello che è il cosiddetto decreto 2, ossia il decreto che in particolare tratta delle associazioni sportive dilettantistiche e tratta del lavoro sportivo. Questo perché gli altri, il primo, quello diciamo ordinamentale, quello che avrebbe dovuto ridisegnare i compiti e le funzioni del CONI, di Sport e Salute, del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come sapete, non è stato approvato. E Il questa è la vittoria del terzo, CONI. esattamente, È diciamo la così, vittoria del diciamo, CONI, e ok. penso veramente su questa cosa non entrare neanche nel merito perché veramente, capito, siamo andati a dei livelli forse non neanche troppo coerenti o veri. Vabbè. Terzo decreto, quello sugli agenti sportivi. Quarto decreto sull'impiantistica sportiva. Quinto decreto sulle norme di sicurezza per gli impianti da sci. Detto questo, quindi diciamo, ci concentriamo sul secondo che riguarda le associazioni sportive dilettantistiche da una parte, lo sport professionistico dall'altra, il lavoro sportivo dall'altra ancora. Ecco, il lavoro Dimmi. sportivo era la prossima domanda, quindi concentriamoci adesso Sì, sulle sul primo. società. Allora, per le associazioni sportive dilettantistiche abbiamo alcune novità importanti. La prima novità importante è una sorpresa che probabilmente è figlia soltanto di un disguido, cioè nel senso io mi auguro che sia esclusivamente una dimenticanza, ossia non sono più ricomprese fra le società sportive dilettantistiche le cooperative. Non sono tantissime, ma non sono neanche pochissime le cooperative sportive dilettantistiche che stanno facendo attività. Quindi attenzione, perché chi oggi come oggi fosse costituito in forma di cooperativa sportiva dilettantistica potrebbe, se ed in quanto questa norma diventasse cogente, presumibilmente se lo sarà nel mese di marzo, potrebbe diventare fuori legge. Quindi, primo dubbio, attenzione, ripeto, non c'è a mio avviso alcuna motivazione che giustifichi o che possa giustificare il fatto, capito, che le cooperative non siano più ricomprese fra i sodalizi che possono fare attività sportiva dilettantistica, ne prendiamo atto in questo momento. L'altra novità collegata a questa, devo dire che con qualche perplessità, nel senso che non se ne capisce l'utilità, è invece l'apertura alle società di persone, cioè la possibilità di fare società sportive dilettantistiche nella forma di società a nome collettivo, responsabilità solidale di tutti i soci, quindi devo dirvi la verità, veramente farei fatica a consigliare a chiunque di fare una sportiva in forma di società di persone, quindi riesco a malapena a capire perché siano state inserite. Sicuramente, ripeto, invece la scomparsa delle cooperative è una scomparsa importante perché la struttura cooperativa per alcuni centri, per alcune realtà era sicuramente una struttura molto idonea, capito, per fare questo tipo di attività. Seconda novità importantissima, da salutare questa sì, assolutamente con favore,
l'introduzione della possibilità solo per le società sportive dilettantistiche di distribuire il 50% degli utili. Quindi diciamo che viene un po' frantumata quella barriera, quel Moloch dell'assenza di scopo di lucro, capito, che fino adesso aveva sbarrato sempre la strada, capito, ad investimenti privati nello sport, e viene data, sia pure in misura molto ridotta, sia pure molto controllata, sia pure molto limitata, ma credo che comunque se il buongiorno si vede dal mattino debba essere salutata sicuramente con favore questa ipotesi, diciamo così, di poter distribuire per questo trasporti dilettantistici il 50% dei Distribuire ai soci? soci. Distribuire ai soci. Quindi questo è sicuramente, capito, qualcosa che può giustificare un investimento di capitale. Cioè, fino adesso era difficile che qualcuno si limitasse a investire capitali in una palestra, in un centro sportivo, perché comunque sapeva che non avrebbe avuto alcun tipo di ritorno. Oggi come oggi, capito, questo piccolo ritorno, così come la possibilità di restituire la quota, quindi restituire il capitale inizialmente versato dal socio che recede, che fino adesso era esclusa, invece, capito, diventa possibile. Quindi, sotto un certo profilo, a livello di governance delle società sportive dilettantistiche, sono due aspetti, capito, che devono essere visti con assoluto favore. Altre due annotazioni su questo discorso, capito, devono essere fatte. La prima è, viene previsto, finalmente direi io, che l'attività sportiva debba essere l'attività prevalente di una società sportiva dilettantistica. Fino ad oggi questo non era, quindi io potevo essere, e ogni allusione non è puramente casuale, uno stabilimento balneare gestito in forma, capito, di circolo sportivo, in cui in realtà affittavo gli ombrelloni e magari facevo un corso di vela, un corso di windsurf, un corso, capito, di sci nautico, e giustificavo tutto come associazione o come società sportiva dilettantistica. Questo non sarà più possibile e questo sicuramente, capito, è qualcosa che deve essere visto con piacere e con favore. C'è invece un altro passaggio mutuato, se vogliamo, dalla riforma del terzo settore, che mi fa molta paura. E è un passaggio che fa paura non tanto a quello che è il mondo della FIF, quindi quello che è il mondo dei gestori degli impianti sportivi, delle palestre, delle piscine, è un qualcosa che fa più paura, diciamo, agli sport di squadra, quindi ha un tipo di utenza sportiva parzialmente diversa dalla nostra, però è giusto parlarne un attimo. Ossia, cosa viene detto? Viene detto che i proventi per attività accessorie, per attività diverse, per attività non sportive, devono essere comunque limitati e devono essere, diciamo, accessori, quindi non prevalenti, nell'ambito del mix dei proventi di un sodalizio sportivo dilettantistico. Detta così, sembra che la cosa abbia anche una logica. È un concetto che viene mutuato anche questo dalla riforma del terzo settore, ma che però diventa un qualcosa di estremamente, estremamente, estremamente problematico se entriamo nella logica delle sponsorizzazioni. Ossia, la Ah, ok. sponsorizzazione è un provento diverso da quello sportivo, perché in realtà la sponsorizzazione non ha nulla di sportivo se non il mezzo attraverso cui io veicolo una contropartita, che è quello, capito, di fare pubblicità. Quindi, se la sponsorizzazione ci venisse ritenuta, capito, un'attività diversa, questo, capito, diventa un problema. Diventa un problema grosso perché corre il rischio di far saltare il banco, cioè perché Ah, non c'è quindi un c'è credito. una quota che possono avere questi proventi? Bravo, dovrebbe essere stabilita con un successivo decreto. Se, Ok. ad esempio, visto che in queste cose si sta molto scimmiottando la riforma del terzo settore, nel terzo settore è il 30%. Ecco, per certi club, pensare che le sponsorizzazioni si debbano limitare al 30% è assolutamente improponibile. E quindi questo, capito, potrebbe diventare un problema.
Detto questo, sostanzialmente rimangono gli stessi presupposti di prima per quello che riguarda i contenuti degli statuti, per quello che riguarda quindi la conformazione e la gestione. L'unica novità, che però ripeto è più formale che sostanziale, in quanto nei nostri confronti sostanzialmente non cambierebbe nulla, è che il registro, che noi abbiamo sempre chiamato fino adesso il registro CONI, non sarà più registro CONI, ma sarà registro pubblico dell'Associazione Storie Sportive Dilettantistiche, perché sarà tenuto dal Dipartimento, anzi meglio, sarà tenuto da Sport e Salute, cioè diciamo materialmente lo gestirà Sport e Salute, ma sarà diretto direttamente, se mi perdonate la brutta battuta, dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo, che apparentemente è un dato solo formale, potrebbe però diventare un dato anche sostanziale. Perché potrebbe diventare anche un dato sostanziale? Perché il registro CONI, oggi come oggi, è un registro che è stato introdotto con un atto amministrativo, una delibera del Consiglio Nazionale del CONI. E quindi, come tale, ha efficacia dichiarativa sulla natura sportiva dilettantistica, ma non ha efficacia costitutiva. Domani, e quindi, tanto per capirci, ho visto la tua perplessità, arriva l'Agenzia delle Entrate e dice: sì, voi siete iscritti al registro CONI, però non siete una sportiva, perché comunque, capito, non c'è nessuno che ti ha giudicato come sportiva, se non un provvedimento amministrativo come tale. Questo, capito, non dovrebbe essere più così, perché essendo diventato un registro pubblico a tutti gli effetti, perché è istituito con legge, o meglio con atto avente forza di legge, diventa a tutti gli effetti qualcosa che ha non solo natura dichiarativa di dichiarare l'associazione sportiva dilettantistica, ma anche di natura costitutiva, e quindi a quel punto, capito, io posso opporre all'Agenzia delle Entrate in sede di accertamento che eventualmente venisse a farmi una verifica e mi contestasse la natura sportiva dilettantistica. Mi posso opporre, capito? No, io lo sono. Poi magari avrò applicato male le norme, magari avrò fatto male le cose, però io sono a tutti gli effetti, capito, una società sportiva dilettantistica, perché una legge dello Stato, capito, me l'ha riconosciuto nel momento in cui mi sono iscritto. E mi ha inserito in quel registro, ok? Quindi questo, capito, questo è un dato. Direi che sostanzialmente il panorama per quello che riguarda i sodalizi sportivi è sostanzialmente questo, diciamo che Questo passaggio, scusami, questo passaggio dal registro CONI al registro pubblico delle società sportive sarà in automatico, cioè chi è già nel registro CONI assolutamente sì, viene ereditato in toto. viene ereditato, sì, prendono i file, li passano da un'altra parte, però sostanzialmente, ecco, se si vuole, ma qui veramente cadiamo nel pettegolezzino, nella contestazione che diventa, a mio avviso, per come viene impostato, ancora più burocratico e ancora più problematico l'attuale registro CONI, perché dobbiamo andarci a scrivere tutti i contratti degli istruttori, dobbiamo andarci a inserire una mole di dati enorme, mole di dati che fino adesso, bene o male, più male che bene, inserivano direttamente le federazioni, gli enti di promozione sportiva. Domani dovranno essere le società sportive. Questo è sicuramente un onere ulteriore, di cui anche di questo se ne sarebbe stato fatto volentieri a meno. Male minore, sia chiaro, in questo ragionamento, però sicuramente vengono richiesti numerosi dati, fra cui, ecco, questo magari non so se farà piacere o dispiacere, norma però che anch'io vedo con assoluto favore, l'obbligo del depositore del bilancio. Anche mentre per l'SSD il bilancio depositato in Camera di Commercio, registro imprese, è un dato ormai acclarato, automatico, le associazioni sportive fino adesso non avevano mai avuto un obbligo del deposito di bilancio, che invece, capito, adesso viene. Quindi diciamo c'è parecchia carne al fuoco. Ripeto per l'ennesima volta e non mi stancherò mai di farlo.
Stiamo parlando di norme che hanno iniziato un iter di approvazione, ma che non sono state ancora approvate. Quindi può darsi che se la TIF, Marco, avete la cortesia di invitarmi di nuovo a marzo 2021, vi dica delle cose diverse. Ecco, cioè, ecco, questo vorrei essere assolutamente preciso e chiaro su questo. Ormai Guido, apriamo un appuntamento fisso perché qua le cose ce ne sono talmente tante. Oh no, figurati, per noi è sempre un piacere. Cosa passiamo al lavoro sportivo adesso? Sì. Allora, qui, se vuoi, parto da una provocazione. Non è cambiato niente. Bene, a posto. Ciao, è stato bello. Allora, detto questo, è evidente che questa provocazione, capito, va spiegata. Ma siamo tornati al 2005. Siamo tornati indietro di 15 anni. Adesso cerco evidentemente di spiegarmi, ma dico questo perché qualcuno si sta veramente, sto leggendo anche sui social, capito, delle cose che veramente mi lasciano interdetto. Nel 2005 chi mi avesse ascoltato, e magari già oggi capito, ce n'è qualcuno che mi ascoltava già allora, mi avrebbe sentito dire che i compensi sportivi di cui l'articolo 67, primo comma, lettera N, potevano essere riconosciuti soltanto a quelli che non lavoravano nello sport. Perché essendo compensi per i quali non era prevista una copertura previdenziale, chi lavorava, cioè chi svolgeva a tempo pieno un'attività sportiva dilettantistica, chi svolgeva questa come attività principale, non potesse ricevere compensi sportivi ex articolo 67. Quindi quando siamo partiti con la consapevolezza che i lavoratori dello sport dilettantistico non rientrassero nell'ambito dell'articolo 67. Le evoluzioni giurisprudenziali, amministrative, avevano invece progressivamente smontato questa tesi, che era, diciamo, era stata in piedi fino a circa il 2014. Nel 2014 c'è una sentenza della Corte d'Appello di Firenze, che è un po' la capostipite, diciamo, di un nuovo orientamento giurisprudenziale, su cui poi si è inserito il Ministero del Lavoro, si è inserito l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che hanno iniziato a dire no, chi lavora può ricevere anche i compensi sportivi. Quindi, Compensi, stiamo parlando dell'istruttore, del segretario, di chi stiamo parlando? quelli che Di ricevono i tutti. 10.000, quelli che ricevono primi 7.500, quando parlo di E compensi adesso i sportivi, 10.000. a quelli che prima prendevano i 7.500 euro e che da 2 anni, 3 anni, quelli che sono, prendono i 10.000 euro. Quindi, diciamo, dal 2014 si è iniziato a dire che anche quelli che lavoravano a tempo pieno o comunque la cui attività prevalente fosse quella dello sport dilettantistico potessero ricevere i compensi ex articolo 67. Diciamo che il decreto che stiamo esaminando, la bozza di decreto che stiamo esaminando, ci fa tornare indietro, cioè ci fa tornare al 2005 e ci dice: attenzione, chi lavora nello sport professionistico, dilettantistico che sia, è un lavoratore per cui si deve dimenticare i compensi di quell'articolo 67. Quindi non può più applicare i compensi sportivi, non può più applicare i 10.000 euro, tanto per intenderci. E quindi dovrà essere inquadrato con una norma lavorativa, con una norma lavorativa che gli dà quindi tutte le tutele previste, capito, per chi lavora nello sport, così come chi lavora in qualsiasi altro settore merceologico, diciamo, economico della nostra attività. È evidente che qui c'è quello che, dal mio punto di vista, è l'anello più debole. O meglio, la più grossa mancanza, che non c'è stata una tipizzazione del lavoro sportivo dilettantistico. Cioè,
Cioè, cosa voglio venirvi a dire? Con la riforma Lotti, quella del 2016-2017, adesso mi ricordo poco, la vecchiaia sulle date inizia a colpire. La riforma Lotti cosa aveva detto? Le collaborazioni sportive sono collaborazioni coordinate continuative, punto. Pertanto, sapevamo che avremmo dovuto pagare i contributi previdenziali su questo tipo di attività, ma sapevamo anche qual era la tipologia di inquadramento, quindi sapevamo che erano, per forza andavano lì. Oggi come oggi, il problema qual è? Il problema è che nel momento in cui tu mi dici un istruttore, tu mi dici, capito, un direttore di sala, tu mi dici, capito, un amministrativo gestionale, tu mi dici un qualsiasi altra persona che opera all'interno del centro, come la devo inquadrare? Io ci devo fare uno studio, perché in realtà non c'è una scelta a priori. Cioè, noi dobbiamo verificare, perché in teoria il decreto lascia aperte tutte le porte. Quindi chi lavora in un centro sportivo può essere un lavoratore dipendente, un professionista con partita IVA, un collaboratore occasionale, un collaboratore coordinato e continuativo. E quindi caso per caso questo, capito, andrà visto. Ma questo perché stigmatizzo fortemente questa scelta del legislatore? Perché questo è il foriere dei grandi contenziosi. E il foriere dei grandi contenziosi perché? Perché inevitabilmente cosa accadrà? Inevitabilmente accadrà che i gestori spingeranno verso la collaborazione coordinata e continuativa, che evidentemente, capito, è quella che ha contributi previdenziali più bassi, ed è inevitabile che invece in caso di azione da parte del lavoratore o in caso di verifica da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'orientamento sarà per quella che è la forma più tutelata, cioè per quella che è la forma del lavoro subordinato. E quindi in questo quadro, capito, il rischio di contenzioso sta diventando altissimo, a meno che, ma non ne avremo la forza economica, di assumere, capito, tutte le persone che lavorano da noi. Quindi il problema maggiore che io vedo, capito, è il rischio di contenzioso. E questo, No, capito, è. chiedicimi una cosa, quindi cosa vuol dire? Che la famosa soglia di 10.000 euro rimane? Ma cambia il modo con cui devo versare i contributi? Allora, arriviamo a questo secondo aspetto. Ah, ecco. E qui ti dico, siamo in un'area in cui ci dobbiamo muovere con delicatezza, perché che sia tutto chiaro, ti devo dire, capito? Ti devo dire, non è. Allora, a fianco ai lavoratori, il decreto disciplina gli amatori. Chi sono gli amatori? Sono i vecchi dilettanti, cioè quelli che non lavorano nello sport. Quelli quindi che come tali, capito, hanno un altro tipo di provento, hanno, diciamo, fanno altre cose. Per questi amatori resta la fascia dei 10.000 euro, quindi per chi è un amatore può ricevere compensi fino a 10.000 euro. Se ricevesse compensi per importi superiori, perderebbe la sua natura di amatore. Con quale differenza? Che mentre fino ad oggi si parla tranquillamente anche di compensi e quindi si dà la possibilità, diciamo così, di riconoscere queste cifre anche per attività, diciamo, ti do 700 euro al mese, ti do 800 euro al mese, ti do 900 euro al mese, ti do 1500 euro al mese, indipendentemente dal tipo di attività che svolgi, domani non sarà più possibile fare contratti di questa natura. Perché potranno essere riconosciuti, sempre nel tetto di 10.000 euro, soltanto compensi, scusate, cancellate la parola compensi,
soltanto rimborsi forfettari di spesa e indennità di trasferta. Quindi io dovrò fare necessariamente contratti a prestazioni. Tu insegni un'ora, per ogni ora che insegni ti do un rimborso forfettario di spese di 20 euro, 30 euro, 40 euro, 50 euro. Ok. Però, mentre, diciamo così, la differenza qual è? Mentre oggi 1000 euro al mese, 1500 euro al mese, prescinde dal tipo di attività per cui io sto male, sto 2 giorni a casa, prendo comunque 1000 euro. Domani l'amatore prende, capito, i soldi soltanto in riferimento all'attività che ha svolto effettivamente. Quindi, diciamo così, non è più possibile fare quello che si faceva in passato, che spesso si davano questi denari a persone che non facevano nulla per riconoscere, diciamo così, un qualcosa. Quindi questo, capito, è sicuramente un qualcosa che non sarà più possibile, che non sarà più possibile fare, che non si potrà più realizzare. Detto questo, rimane il problema, ma chi lavora? Adesso tu hai parlato degli amatori, quindi quelli che lo fanno con spirito, diciamo così, ludico, ma chi lavora e percepisce meno di 10.000 euro? Che fa? E qui c'è la grande incognita, perché sicuramente per chi lavora e percepisce meno di 10.000 euro, la fascia esente ai fini fiscali da 10 fino a 10.000 euro rimane. Quello che non si capisce è se questa fascia esente per chi lavora, oltre che ai fini fiscali, possa o debba valere anche ai fini previdenziali. Quindi io ho un istruttore regolarmente, diciamo così, inquadrato come collaboratore coordinato e continuativo, prende 9.000 euro l'anno. Sicuramente su questi 9.000 euro l'anno non pagherà nessun tipo di prelievo fiscale, quindi rimarranno le cose esattamente come adesso. Non è chiaro se ci sarà contribuzione previdenziale o meno. Se ti devo dare un mio parere, che è un mio personalissimo parere, quindi da prendere veramente con 1000 benefici di inventario, io credo che, da un ragionamento che adesso è inutile entrare in tecnicismi in questa sede, che faccio, io credo che anche su questi 9.000 euro non solo non paga contributi fiscali, ma non paghi neanche contributi previdenziali. Se così fosse, abbiamo cambiato tutto per non cambiare niente. Ah, Cioè, sì, nel chiaro. senso che se io avessi ragione, e ripeto, se, non sono certissimo di avere ragione, se io avessi ragione, per compensi fino a 10.000 euro l'anno non cambia nulla. Ok. Ecco perché dico che non è cambiato niente, nel senso che sostanzialmente, essendo la fascia fino a 10.000 euro la fascia assolutamente prevalente dei compensi, capito, che ci sono in giro nei nostri centri sportivi, sostanzialmente alla fine, capito, alla fine non cambia molto. E veniamo all'altro punto che riguarda tutto il mondo del fitness con le figure professionali, vale a Sì, dire kinesiologo, kinesiologo sportivo. ti chiederei però Marco un altro secondino, Ah, prego, prego. perché volevo dire un'altra cosa curiosa e forse figlia della ignoranza in senso latino del movimento sportivo da parte del legislatore. Perché cosa accade? Accade che, specialmente per le figure del lavoro autonomo e della collaborazione coordinata e continuativa, vengono previsti degli scaglioni contributivi a salire, cioè più bassi per i primi anni e progressivamente, capito, andando avanti si portano a regime. Questo è ovviamente una situazione pacifica se si parlasse di momento zero,
ma in realtà noi non stiamo parlando di momento zero, stiamo parlando di un momento in cui l'attività è in corso e quindi abbiamo già dei PT, dei personal trainer, degli istruttori che hanno partita IVA. E Certo. quindi l'istruttore che ha partita IVA al momento in cui entra in vigore questo decreto potrà ridursi i contributi previdenziali per entrare, diciamo così, in sintonia con quelli nuovi previsti, quindi con la nuova scaletta a crescere prevista dal decreto, o dovrà continuare a pagare i contributi pieni fino ad oggi? Ad esempio, la legge di bilancio, la bozza di legge di bilancio, contiene anche uno stanziamento di 50 milioni di euro per il 2021, 50 milioni di euro per il 2022, di esonero contributivo legato al lavoro sportivo. Cioè l'obiettivo è quello di facilitare l'entrata in vigore della norma riducendo l'onere a carico degli sportivi. E questo ok, ma il problema qual è? Questo esonero contributivo a questo punto si applica anche a coloro i quali siano già dotati di partita IVA, si applica a coloro i quali siano già dipendenti dei centri sportivi presso cui operano, pochi o tanti di questi siano, o non si applica. E se non si applicasse, si creerebbe una sperequazione, capito, incredibile, fra chi era già Chiaro. stato regolarizzato e chi viene regolarizzato ora. Anche questo è un altro dei tanti misteri che speriamo nel percorso legislativo, capito, che siano chiariti. Tu arrivavi alle figure professionali. E qui tocchi un tasto, capito, che mi è molto caro, nel senso che, come sai, io ho insegnato 15 anni a scienze motorie e sono rinunciato, diciamo, all'insegnamento perché mi sembrava di prendere in giro i miei studenti dicendole delle cose che poi non riuscivano a fare. Ecco, credo che anche questa legge in realtà sia una grossa presa in giro per i laureati in scienze motorie. E mi assumo anche sotto questo profilo, capito, ogni responsabilità di quello che sto dicendo. Ma chi mi conosce sa che io sono molto sincero, non mi nascondo, diciamo così, dietro un dito. È una delle Cosa tue doti migliori. Certo. voglio venirvi a dire? Che in realtà, al di là di aver delineato la figura del kinesiologo sportivo, la figura del manager dello sport con funzioni, questo è un qualcosa che non ha di fatto nessun effetto pratico, perché se non si obbliga qualcuno a dover prendere necessariamente un kinesiologo per fare quelle funzioni, è inutile, capito, averle delineate. È un po' come, ok, io dico quello che fa l'avvocato, però poi chiunque può andare in tribunale. Beh, allora, capito, mi hai preso in giro. Beh, mi sembra Allora, che però si è stabilito che le palestre devono avere il responsabile tecnico in no, ambito no, nazionale. no, 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 Ah. è esattamente quello che è previsto in molte leggi regionali. Istruttore qualificato, istruttore di specifica disciplina. Quindi Ok, c'è sì. comunque la parificazione fra il laureato ISEF e il patentato da 3 giorni di qualsiasi ente, di qualsiasi federazione. Quindi non abbiamo risolto, capito, risolto il problema. Allora l'ho capita male io la legge, perché invece avevo capito che ci sarebbe comunque stata questa figura di supervisione. Ecco che tiri fuori l'archivio. Articolo 40, capito, istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per singole attività motorie sportive, relative federazioni, discipline sportive associate, eccetera. O l'uno o l'altro. Di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina. E poi addirittura esentando le attività agonistiche. Quindi praticamente niente. Poi qualcuno di voi che siete tecnici, me lo spiegate che significa. Vi posso leggere 3 righe. Sono esentati dall'obbligo sia del laureato ISEF. Scusate, del laureato in scienze motorie o diplomato ISEF, sia dell'istruttore di specifica disciplina di federazione di ente personale sportiva, le attività
motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, tra cui il ballo e la danza, tra cui il ballo e la danza a questo punto sono fuori dall'obbligo dell'istruttore, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie. Cos'è? Tai Yoga. Chi piuttosto che yoga piuttosto che. Ma vedi, Marco, il problema che io stigmatizzo è il piuttosto che, cioè nel senso, chi lo decide? Allora, lo yoga è sport quindi che va sopra o deve rimanere qua fuori da tutto? Siamo veramente in una situazione in cui, e con questo veramente concludiamo anche perché credo di aver preso molto, molto tempo, il problema qual è? Il problema è continuiamo a non dare certezza. Cioè, Ok, sì, è molto vaga come legge. la cosa che a me più spaventa di questo momento storico è che non abbiamo un quadro normativo di riferimento certo. Per cui Ok. oggi, oggi come oggi, nel momento in cui chiunque degli ascoltatori volesse pianificare un investimento nello sport, per pianificare un investimento sullo sport deve fare un piano economico-finanziario in cui inserisce anche i potenziali costi. Oggi come oggi noi non abbiamo nessuna certezza su quali siano i costi legati allo sport. No, questo Questo è un problema per chiunque voglia lavorare in questo settore. secondo me, capito, questo secondo me è il problema oggi. Dunque, adesso, come hai detto tu, deve seguire l'iter parlamentare per poi tornare al Consiglio dei Ministri, vediamo che cosa accade strada facendo. Io, Guido, direi se prossimamente magari ci risentiamo per parlare della legge finanziaria per parlare quindi degli altri temi che sono in essere in questo momento. Volentieri. D'accordo. Va bene? Io per il momento ti ringrazio a nome di FIF Ok, e ci vediamo la prossima volta. Ciao Guido, grazie a voi. D'accordo. grazie. Grazie. Ciao.